Sbam! Ovvero le tre meglio cose della settimana tutte incastrate dentro uno sbam! Calci nelle palle! I 100 migliori modi per tirare calci nelle palle! Scherzoni da prete! Speciale la vendetta dei fratelli ciechi! La foresta! Sì, Diana del Bufalo ce l'ha pelosa! Tutto questo come di consueto nel 31esimo appuntamento con sbam! I ragazzi del canale The Dojo Show con video tutorial per imparare le mosse per spaccare il collo al tuo avversario, oppure estrargli il cuore dal petto, spaccare svariati arti, insomma le mosse basiche per difenderti dalla violenta routine quotidiana, festeggiano il caricamento del loro 100esimo video con questo video. I 100 migliori modi per tirare calci nelle palle. Ai. Oh. Ai. Azz. Orf. Buona visione, sbam! I Viral Brothers, due fratelli di Praga che amano passare il tempo facendosi scherzoni da prete a vicenda, arrivano al nono capitolo della loro saga delle vendette. Cioè, tutto è iniziato quando lui ha cercato di far credere a lui che stava per morire perché stava per arrivare un treno. Allora lui ha fatto credere a lui che si faceva la sua fidanzata e sono andati avanti a farsi gli scherzi fino a oggi. Non sto qui a spoilerarvi tutti i loro scherzi, quindi vi lascio il link della playlist di tutti gli episodi con anche l'ultimo, il suicidio della fidanzata. Buona visione, sbarno! In un paese in spasmodica attesa del tormentone dell'estate esplode dalla sua pagina Facebook la canzone La foresta di Diana del Bufalo. Devo dire che in quanto estimatore del genere demenziale ho molto apprezzato questo brano, che in maniera decisamente forbita tratta in maniera puntuale e precisa l'annoso problema della depilazione intima femminile. Spendono un occhio della testa per l'estetista, secondo me devono andare dall'analista. Oppure la natura è bella perché è sincera, la mia gnocca splende di peli a schiera. Bisogna ammetterlo, sono rime baciate di un certo spessore. E non solo, il fatto che la bella Diana provenga da un talent come quello di Amici di Maria De Filippi mi infonde di una sorta di nuova speranza nei confronti dei giovani del nostro paese che mi lascia moderatamente soddisfatto. Bene Diana, ora attendo con ansia le parodie, gli editoriali sulle riviste di settore con gli articoli dedicati alla tua gnocca e soprattutto il resto delle strofe della canzone, perché il ritornello c'è. Ce l'ho pelo! E si sa quando il ritornello c'è, poi è tutto in discesa. Sbam! Trovate i link per accedere al tormentone dell'estate, gli scherzoni dei fratelli ciechi e i 100 modi per tirare calci nelle palle nella descrizione al mio video qua sotto, come sempre. Ariele Frizzante per Views Television, sbam, passo e chiudo a settimana prossima. Babam! Dovremmo rispondere a Diana musicando il poeta, musicando Tarzanelli. Ah sì. Il signore dei Tarzanelli riconosce i fratelli negli orpelli o gioielli che sporgono gemelli, quasi zolfanelli del sedere gingilli, tanti campanelli, dlin dlin, tanti campanelli, dlin dlin.